Ciao a tutti, sono Barbix Alex e benvenuti in un nuovo video. Oggi vi parlerò di qualcosa che ha a che fare con il mondo del cinema e dell'horror. Una storia reale che sembra assolutamente un film, ma soprattutto riguarda un film importantissimo per me e soprattutto il mio momento preferito per quanto riguarda il cinema. Stiamo parlando dell'espressionismo tedesco, di horror e della figura del vampiro. Oggi parleremo del regista di Nosferatu. Spero vi piaccia questo video e nel caso fosse così avete voglia di supportare il mio lavoro, potete farlo con un like, un commento, condividendo il mio video, iscrivendovi al mio canale, lasciando qui sotto un commento in cui salutate Al, ovvero l'algoritmo, mi aiuta tantissimo. Qui sotto trovate tutti i miei canali YouTube, così come il mio codice di Pumpling e il codice Sghiccio, che mi aiuta tantissimo se lo usate. Ma iniziamo subito con l'argomento di oggi. Qualcuno di voi ha visto Nosferatu, il film? Se non l'avete visto, io vi consiglio di recuperarlo, soprattutto se amate il cinema e l'horror. Teoricamente Nosferatu è la storia di Dracula, però ci sono stati un po' di problemini. E fidatevi, anche la storia di Dracula, il libro, è molto particolare. Se siete interessati ve ne parlerò in un altro video, scrivetemi qui sotto. La storia di Nosferatu è molto molto controversa e diventa sin da subito qualcosa che sembra quasi una peripezia. Per raccontarvi questa storia devo iniziare dall'inizio. Esce il libro di Bram Stoker, Dracula, ed è subito un successo. In pochi anni diventa un cult. Nei primi del Novecento in Europa arriva una cosa: le avanguardie artistiche, ovvero gli artisti tentano di esplorare i confini dell'arte, andare oltre, abbattere tutti i tabù e tentare di dire quelle cose che prima non potevano dire, o almeno non in quella maniera. E mentre si va a indagare nuove forme artistiche a livello formale, si va a indagare anche nuovi mezzi, e qui arriva in scena il cinema. L'espressionismo tedesco infatti è un'avanguardia artistica che coinvolge anche il cinema, e di queste fanno parte anche le produzioni cinematografiche del regista Murnau. Nel 1922 infatti fa uscire il film, uno di quelli che lo renderà maggiormente conosciuto al largo pubblico, ovvero Nosferatu. La storia di Nosferatu è un po' travagliata, un po' complicata. Teoricamente Murnau voleva fare un film su Dracula, il vampiro più conosciuto probabilmente della storia, che era già conosciutissimo anche all'epoca. Però probabilmente lo sapete, quando si fa una trasposizione di un libro, di un'altra opera, si deve insomma fare i conti con chi ha i diritti, il copyright di quell'opera, e i parenti di Bram Stoker non volevano assolutamente che lui facesse questo film. Così Murnau deve cambiare qualcosa, giusto per aggirare il copyright, fare un po' il furbetto. Cambia il nome, non più Dracula, ma diventa il Conte Orlok. Non siamo più in Romania, nella Transilvania, ma siamo nei Carpazi. E il nome del film diventa Nosferatu. Da subito il film ha successo, ma soprattutto è circondato letteralmente da miti, leggende quasi, ovvero molte persone rimangono fortemente colpite dall'aspetto Max Schreck, che interpreta qui il Conte Orlok, ovvero il Conte Dracula, tra mille virgolette. Addirittura all'epoca giravano delle voci che fanno sempre molto comodo per il marketing, soprattutto quando si parla di film horror, ovvero giravano delle voci che lui in realtà non fosse un attore, ma fosse una creatura sovrannaturale, fosse davvero un vampiro. Ovviamente l'attore era pieno di trucco e cose così. Il pubblico era anche meno familiare magari con questi mezzi, questi trucchi del cinema. E come era avvenuta la trasformazione del Conte Orlok era, diciamo, decisamente all'avanguardia. Inoltre il confine della realtà quando si parla di espressionismo tedesco al cinema è molto labile e complicato. Quello che può sembrare reale, materiale, effettivo, non lo è. Infatti se molto spesso le scenografie, ovvero le ambientazioni, come per esempio questa, una scenografia, roba così, nel cinema era ricostruito esattamente come a teatro, l'espressionismo tedesco vuole abbattere questi cliché, queste regole, e molto spesso fa delle scenografie che sono dipinte. Sembrano in 3D, sembrano vere, ma in realtà non lo sono. Quello che credevate potesse essere vero nell'espressionismo tedesco cinematografico non sempre è così, ma sta lì a significare altro, rielaborato. Molte persone quindi erano convinte che effettivamente Nosferatu della pellicola fosse un vampiro reale, e come vi ho detto sicuramente sarà stata una piccola percentuale di queste persone, però al cinema questa è una grandissima fonte di marketing, perché quando il cinema riesce a convincere anche una sola persona che quello che sta proiettando sia reale al 100%, è jackpot, lo usano all'infinito. Infatti lo usano molto spesso ancora oggi nelle pubblicità, tipo una persona si è sentita male durante la proiezione del film X. Murnau ottiene grandissimo successo e diventa un regista fondamentale per la storia del cinema. Ha indagato l'inquietudine, soprattutto il punto di unione tra amore e morte, Eros e Thanatos. Lui è famosissimo soprattutto per una cosa all'interno dei suoi film, le soggettive, molto intense dei suoi personaggi, e diciamo questo concetto si svilupperà magari negli anni nella storia del cinema e si svilupperà nel rendendo effettivamente la soggettiva come concetto del punto di vista di una persona.
sfruttato tantissimo da altre correnti cinematografiche come la nouvelle vague o il neorealismo. Murnau molto spesso ha indagato l'oscurità, diciamo così, infatti pensate che uno dei suoi primi film si intitola Satana. Un altro, Testa di Giano, che anche qui è una trasposizione praticamente un po' così cambiata laddove serve, del libro di Robert Stevenson, ovvero Il Dottor Jekyll e Mr. Hyde. Tra i titoli troviamo Fantasma, Il Faust, I Quattro Diavoli e soprattutto l'ultimo, Tabù. Anche questo è letteralmente avvolto da diverse cose particolari. L'argomento di oggi, infatti, è in un certo senso un tabù, ovvero quello che succede dopo la morte di Murnau. Molto spesso quello che succede dopo la morte è un po' la cosa che stupisce tutti, che vorremmo tutti sapere, però non per quanto riguarda il corpo di per sé, quello la scienza lo sa. Vorremmo sapere la parte dello spirito. Però per quanto riguarda Murnau, anche gli ultimi momenti di vita sono davvero bizzarri e particolari. Il regista infatti aveva da poco concluso il suo ultimo film, Tabù, e teoricamente questo film doveva uscire da lì a poco. Ci troviamo nel 1931. Il film è ambientato in Polinesia, un posto che ha affascinato molti artisti. E molto spesso, purtroppo, proprio per via della struttura storica, a volte è stato anche un luogo predatorio per molti artisti o meno, ovvero persone che andavano lì estremamente adulte per approfittarsi di bambini e bambine. Gauguin, dico a te. Ma la storia di Murnau finisce prima ancora dell'uscita del suo ultimo film. Tabù uscirà il 1 agosto 1931 e sarà censurato in diversi stati, tra cui gli Stati Uniti, proprio per via delle scene che ci sono. Scene girate in Polinesia in cui le donne polinesiane erano a seno nudo. Murnau però non potrà essere presente all'anteprima del suo film. Infatti l'11 marzo 1931 è in macchina e alla guida c'è Garcia Stevenson. Chi è Garcia? Allora, Garcia ha 14 anni e fa per Murnau l'autista, il valletto ed è anche il suo amante. Garcia ha 14 anni, ricordiamolo, e è originario delle Filippine. Qui potremmo fare un lungo discorso sul fare predatorio, sul colonialismo, sul lavoro minorile, però glissiamo e ci siamo capiti. Garcia ha 14 anni, è alla guida dell'auto, però perderà il controllo. E mentre sono sul lungomare di Santa Barbara, si scontrano frontalmente con un camion. Il regista Murnau morirà poche ore dopo per via delle ferite riportate durante l'incidente. Il suo corpo, dagli Stati Uniti, verrà riportato in patria, in Germania. Il corpo del regista rimane sepolto dal 1935 fino a quando nel 2015 accade qualcosa. La sua testa viene rubata, a quanto pare, in uno strano rituale satanico. E ora state dicendo, possibile? Ricostruiamo gli eventi, perché a quanto pare sembrerebbe proprio così. La testa del più famoso regista dell'horror viene rubata in un rituale satanico, in un cimitero, durante la notte. Il 15 luglio 2015 infatti è davvero una brutta giornata per Olaf Hillefeld, ovvero il manager del cimitero monumentale poco fuori Berlino in cui era sepolto Murnau insieme alla tomba di famiglia. Questo è un cimitero sconsacrato e teoricamente non era mai successo niente di chissà che cosa, fino a quel giorno. Infatti lui scopre che in realtà la tomba del famoso regista è stata aperta, depredata, ed è stata rubata la testa del Murnau. I corpi degli altri fratelli, le loro tombe non sono stati minimamente toccati, mentre la testa del regista non si trova più. A quanto pare la bara di Murnau era stata un po', diciamo, tentata di aprire e rubacchiare quello che si può, già diverse volte negli anni 70 avevano tentato di romperla con una barra di metallo, tentando di scardinarla. Inizialmente il manager nemmeno ci credeva, diceva, ma è possibile secondo voi la gente si viene a rubare le teste? Poi perché rubare solamente la testa? Perché è più semplice da portare in giro, perché non tutta la salma? Ma soprattutto, ma che ci devono fare con sta testa? Ci vanno al bar, la tengono sotto braccio, ma voi immaginate la scena di questi che scappano via con sta testa sotto braccio, che corrono così? Ma che scena è? Da subito iniziano un po' a indagare, anche perché diciamo che i custodi del cimitero, il loro diciamo reparto di sicurezza, ci ha fatto una figuraccia. Tentano di indagare per capire come recuperare soprattutto questa testa, vanno in giro e si rendono subito conto che c'è qualcosa. Delle tracce di cera, come se sembra delle candele. Le tracce di cera sono vicine esattamente alla bara del regista e una delle piste che devono indagare è proprio quella, il rito satanico. Ipotizzano infatti, e avevano visto, che c'erano state delle luci, come se ci fosse stato un set fotografico o addirittura un rituale proprio nei pressi della tomba del regista. E io mi domando, ma tu vedi una cosa così de notte, non gli dici belli legati, andate a casa vostra, proprio... No, lasci tutto così, boh. O forse potessi pure che questa informazione ce l'hanno avuta dopo, non lo so. L'attore Jared J. Paul, io lo pronuncio all'inglese, scusate, non so quel tedesco, che cosa fa? Vista che la notizia fa un pochino rumore, decide di fare del suo meglio per riportare la testa di Murnau a casa. Quindi che cosa fa? Offre una taglia, ovvero offre una ricompensa a chiunque sia utile per avere maggiori informazioni che possano aiutare le ricerche e magari a ritrovare questa testa.
Ma nonostante tutto, siamo nel 2022, secondo voi la testa è stata ritrovata? Purtroppo no. Non si dà idea né si ha nuove informazioni su cosa sia realmente successo quella notte, non si sa idea su dove potrebbe essere la testa. Inizialmente si ipotizzava che qualcuno avesse rubato questa testa per rivenderla magari, e quindi speravano che da lì a poco fosse riemersa magari nel mercato nero o non lo so, musei e cose così. Ma a quanto pare nessuna traccia, quindi non è ben chiaro l'obiettivo. Chi è che ha rubato questa testa? Era veramente un rituale satanico? Che quindi proprio per questo hanno scelto Murnau, credono ai vampiri e cose così? Oppure è qualcuno semplicemente che è un fan, che è andato un pochino troppo oltre e se vuole tenere la testa di Murnau dentro casa? Murnau era effettivamente l'obiettivo oppure era quello più semplice da prendere? Boh, ipotizzano che in realtà lui fosse l'obiettivo principale. Ipotizzano che la sua produzione cinematografica possa aver avuto un peso per quanto riguarda quanto è avvenuto. Non lo sapremo mai. Voi cosa ne pensate? Secondo voi era semplicemente tombaroli casuali? Qualcuno ossessionato dall'horror? Oppure magari qualcosa di satanico? O roba così? Qualcuno per un rituale macabro? Cosa ne pensate? Fatemelo sapere con un commento qui sotto. Grazie mille ancora per aver visto questo video. Grazie mille per i like, i commenti. Se siete rimasti fin qui, lasciatemi un emoji del vampiro. Oppure scrivete Nosferatu. Grazie mille ancora e noi ci vediamo al prossimo video. Grazie per i like, i commenti. Mi aiutano tantissimo per condividere questo video. Grazie davvero e grazie ancora. Ciao!